L'agricoltura sinergica viene da un metodo che è stato creato da Fukuoka in Giappone, si chiama agricoltura naturale, e da una sua allieva, che era una signora spagnola, Emilia Ageli, che ha portato poi il metodo qua in Europa, e dandogli questo nome di agricoltura sinergica. Il sistema prevede il ricreare le condizioni che si creano generalmente nei boschi naturali, dove c'è appunto un'autofertilità che si riproduce annualmente senza l'intervento di nessuno, dove le piante sono forti e resistenti e non hanno bisogno di aiuto per resistere agli attacchi dei parassiti, e dove appunto il suolo non viene toccato, è sempre coperto da fogliame. E quindi noi cerchiamo di riprodurre queste condizioni, un terreno che non viene più toccato una volta sistemato, sempre coperto da una pacciamatura con la paglia, e mettere quanto più specie diverse possibili insieme in modo da ricreare una biodiversità, che è fondamentale. Vi ricordate il fatto dei quattro elementi? Al fuoco, adesso. Che in ogni periodo. Ma che periodo fa parte di un elemento? E in quell'elemento poi è bene mettere giù con quello che tu vuoi, no? Se tu vuoi le foglie lo metti nel periodo di acqua, se vuoi i fiori nel periodo di aria, i frutti nel periodo di terra, frutti, fuoco, le radici, terra, e le un cultivo anche, no? Quindi le carote, le cipolle, le alghe, le patate, tutto quello che riguarda il frutto. Lo metti nel periodo quando stanno le influenze che riguardano la terra. E qui ad Aversa ora che cosa state facendo? Noi come gruppo d'acquisto siamo passati all'autoproduzione da circa un anno, ma in questo momento particolare stiamo cercando di ricreare una sorta di comunità in questo luogo dove abbiamo trovato la nostra sede. E questo giardino che vedete è appunto il giardino di un nostro vicino, che ha visto l'esperienza fatta nel nostro giardino dove abbiamo fatto l'orto sinergico, ha chiesto se potevamo crearne uno anche qua nel suo spazio. Stiamo puntando molto sull'autoproduzione e abbiamo ultimamente fatto un po' di incontri con due movimenti che riguardano sempre e comunque il cercare nuovi sistemi di socialità. Il primo con il movimento della decrescita, con Pallante, e il secondo invece con un esponente delle città in transizione di Bologna. In entrambi i casi sono state esperienze che servite più che altro a rafforzare quello che noi già stiamo cercando di fare, appunto il fatto di ricreare nuovi sistemi di produzione e di utilizzo dei beni. La cosa fondamentale sia delle città in transizione che del movimento della decrescita è il fatto che questo sistema attuale non ha sbocchi, è un sistema che poggia le sue fondamenta su una falsità, sul fatto che ci possa essere una crescita infinita, cosa che sappiamo bene non è possibile su un mondo finito. Questo è un po' il nostro percorso attuale. Le abitudini sono difficili ad essere lasciate, quindi anche se parlando con le persone tutti si rendono conto che il fatto che stiamo andando in una direzione che non ha nessun fine, nessuna vera meta, tutti sono convinti di questo, però poi alla fine tornando a casa si rientra nelle abitudini, e quindi questa è la difficoltà più grande che troviamo, il fatto di smuovere le persone dalle proprie abitudini. Anche facendo sperimentare, come in questo caso a questo gruppo di ragazzi che stanno seguendo questo corso di agricoltura, facendo sperimentare questo piacere immenso che sta nel fatto di ritrovare comunità, il fatto di fare le cose insieme, di condividere momenti non solo ma anche prodotti, e questo dovrebbe essere la spinta, il fatto di ritrovare piaceri che ormai sono andati dispersi per il fatto che siamo stati frammentati da questo, come chiamarlo, questo consumismo che ci vuole frammentati, perché così siamo più facile prede dei loro messaggi, diciamo. La vostra comunque è una speranza che lanciate a tutti quanti, che un mondo diverso, un mondo migliore è possibile. È possibile e lo stiamo cercando di attuarlo.